Se non cambiamo strada sul clima e sui ghiacciai, ci sarà un nuovo diluvio. Papa Francesco lo dice chiaramente, siamo ancora in tempo, curiamo la casa comune o sarà la fine. Il pontefice torna a parlare di clima in un libro intervista con Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova. Il diluvio è risultato dell'ira di Dio, lo dice la Bibbia, afferma Francesco. È un racconto storico, aggiungono gli archeologi. Un grande diluvio, forse a causa di un innalzamento della temperatura e dello scioglimento dei ghiacciai, è quello che succederà adesso se proseguiamo sulla stessa strada. Non usa giri di parole Francesco, nemmeno quando parla della morte. In un altro libro sulla salute dei papi, che contiene un colloquio con Bergoglio avvenuto 2 anni fa, il pontefice ammette: «Non ho paura di morire, succederà a Roma, da papa o da emerito, non tornerò in Argentina». Parole che hanno riaperto la discussione sulle dimissioni del Papa. Francesco ci pensa, potrebbe fare come Benedetto, anche se non adesso, forse in futuro, se riterrà di farlo. Dopotutto, ancora tanto lavoro in Vaticano e anche fuori, come l'imminente viaggio in Iraq. I preparativi continuano, anche se dopo la notizia del coprifuoco totale in tutto il paese, il Covid ha colpito anche il nunzio apostolico, già in quarantena. Avrebbe dovuto accompagnare Francesco durante la visita, nessun cambio di programma, anche perché il Papa, così come tutto il seguito, è già stato vaccinato.